E ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial. Chi vi parla ovviamente è Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. In questo tutorial parleremo di quanto può essere complicato essere in un team dove c'è un noob. Per chi non lo sapesse, un noob non è una malattia infettiva, ma una definizione, come dire, giovanile, prettamente informatica, che identifica, diciamo, una persona, come dire, inesperta, che mostra l'intenzione a migliorarsi, ma molto, molto lentamente. E, diciamo, questa persona agisce in gioco in modo sconsiderato ed a volte imprevedibile. Guardate questo video. Un attimino, 300 metri. E quando ci arrivo io là? Ci vuole un autobus qua, porca miseria, quello che corre dall'altro lato, mamma mia, che disastro. Scassiniamo, va. Dai, sali su, brigante. Forza ragazzo, dai. Dai che dobbiamo andare, su. Se no si fa notte qua. Ancora questo costa mai, ma mi sta perseguitando sto rompicoglione. Blasted Jitzgd. Madonna, ma è imbranato, è possibile che non è imbranato? Togliti! 112 metri, vediamo un attimino. Ah, starmi dietro, rompipalle! No, mi ha ucciso! Ma lo dico, è un vero coglione! Non lo so. Beh, diciamo che ovviamente non sono riuscito a catturare tutte le sue imprese, ma posso garantirvi che è stato un disastro. Ha investito almeno una volta tutti i membri della squadra, ha sparato uccidendo i membri della propria squadra e passanti, cioè che poi il tutore della legge, cioè insomma se spari ai passanti influisce sul resoconto finale, sui soldi che ti danno, sulla notorietà e tante altre cose. Spesso sparava talmente tanto, non so a cosa sinceramente perché non vedevo nessun pericolo, da rimanere senza proiettili, cioè roba dell'altro mondo. Beh, diciamo il bello della città di San Paro è anche questo, open world. Tutti giocano, tutti si divertono, al di là delle capacità. Oh beh, diciamola tutta, forse preferirei che un tipo del genere magari stesse nella squadra dei criminali, così diciamo vinciamo facile proprio. Beh, diciamola tutta, in realtà vincere secondo me significa giocare in squadra e ricoprire bene il ruolo assegnato. Se ti viene ordinato per esempio di tenere sotto controllo un veicolo, una porta, una zona, da lì cascasse il mondo, non ci deve passare nessuno dei nemici. Questo è un gioco dove da solo non puoi fare la differenza. Perché? Perché è un gioco di squadra. Guardate questo video. Ed eccoci qui, ciao a tutti ragazzi. Vi saluta Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. E adesso andiamo a pescare questo ladro. Vediamo, ce ne sono due. Due contro uno. Mujahideen non ha paura. Vediamo un pochino. Dovremmo giocare d'astuzia, di copertura e di cattiveria. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare con questi. Sorveglia, già questo un pochino ci avvantaggia. Eccolo qui, già uno. Guardate qua, il delinquente, eh? E già è andato giù uno. Vediamo se nella vicinanza è l'altro. No, ehi, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, stavo scherzando, dai. Vedi che cosa significa scaricare tutto il caricatore? È sbagliato, bisogna avere il sangue freddo, essere un po' cattivelli, è un po' così ragazzi. Che ti vuoi che ti dico? Due ne abbiamo fatti fuori. Ah, è lì il furgone. Ero quasi arrivato, mi sono distratto. Eccolo qui di nuovo, sta arrivando all'attacco! All'attacco Banzai! Due! Uno esteso, dov'è l'altro? No! Sayonara a te! No! Cosa vi aspettavate? Anche io crepo come tutti gli altri, no? Mi ero montato la testa, ero da solo, dovevo giocare usando la testa, non l'istinto omicida. Addirittura cercavo io lo scontro in attacco. Banzai! Ero un intero esercito, una pazzia. Preso dall'euforia, ho fallito miseramente.
Un vero soldato mantiene sempre il controllo senza mai strafare, perché questo poi penalizza la tua squadra. Beh, diciamo che adesso vi ho mostrato come non dovete giocare. Spero questo video vi faccia riflettere per i vostri futuri scontri a fuoco. Per quanto riguarda i noob, che sono persone sicuramente più dotate di me, per amor del cielo, nel prossimo tutorial parleremo di addestramento tattico militare. Quindi vi raccomando, non mancate. Grazie a tutti per avermi seguito in questo tutorial. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta calorosamente. A presto e ciao!